Sull'Appennino bolognese, a Monzuno, sono scomparsi 30 gatti nell'arco degli ultimi 20 giorni. Troppi per essere una coincidenza e per non destare sospetti. Sparizioni avvolte nel mistero e la conta degli smarrimenti è allarmante. Qui nella frazione di Bado, la signora Nadia non si capacita e ha denunciato la scomparsa del suo gatto sui social e ai carabinieri. La cosa più brutta e più dolorosa è proprio quella di non sapere che fine ha fatto il tuo animale. È una cosa veramente devastante non sapere dove può essere in questo momento o chi lo può detenere o comunque che un uso ne stanno facendo. Tante le ipotesi in campo, dalla vendita illecita all'operato di una setta satanica. C'è sicuramente qualche essere umano, per scopi di lucro chiaramente, che li ruba. Chi è che mi può dire o non dire che vengono sottratti anche per fare dei riti? In paese c'è preoccupazione, soprattutto perché molte sparizioni sono avvenute in centro e in pieno giorno. I proprietari dei gatti hanno paura. Chi è il colpevole? Considerando che il gatto ha la possibilità di arrampicarsi anche su un ramo, su un albero e compagnia bella, devono essere degli animali che non gli danno scampo. No, io ho letto che non possono essere stati gli animali. Dicono che dovrebbero trovare dei resti. E in effetti dei resti non sono stati trovati. Non mi rassegno, diciamo così, nel senso che continuo a cercarla. Vado fuori nei punti in cui magari so che poteva andare, la chiamo, aspetto. Sono tanti i proprietari che hanno messo una taglia, offrendo una ricompensa a chi trova il gatto. Attualmente di 1000 euro, ma so di persone che hanno alzato molto la ricompensa. C'è anche chi è disposto a pagare 5000 euro, come la fotografa Anima Benati, famosa sui social, convinta che il suo Bartolo sia stato rapito.